Allora, stanno cominciando a girare i promo della nuova app IT Alert, un sistema di allerta e di allarme per informare la popolazione sul suolo italiano di una imminente situazione di crisi. Questo è un messaggio IT Alert, il sistema di allarme pubblico che una volta operativo invierà messaggi in tempo reale nelle aree interessate da gravi emergenze. Ora il governo italiano, attraverso la Protezione Civile, sta testando IT Alert. Quindi se ricevi un messaggio, significa solo che sei in un'area test. Per fare la tua parte, clicca sul messaggio, entra nel sito e compila il questionario. IT Alert, il sistema nazionale di allarme pubblico. Sta succedendo che le cose stanno andando avanti, si stanno portando avanti, il governo si porta avanti. Una volta, durante la Seconda Guerra Mondiale, nelle città erano installati dei megafoni che avvertivano la popolazione di andarsi a rifugiare perché era in corso un imminente attacco, c'era un imminente pericolo. Un'informativa che vi notifica il problema. Non è un'app che risolve il problema. Quindi, quello che è chiaro è che adesso, dal 2020 a oggi, si ha questa necessità. Non cerchiamo di diffondere del panico, ovviamente, su questo. Cerchiamo di visualizzare la cosa in maniera tranquilla. Detto questo, voglio ricordarvi che a settembre di quest'anno partirà il corso di formazione per la sopravvivenza e la gestione di situazioni di crisi, organizzato appunto presso la mia struttura che è la Elite Scout Scuola di Sopravvivenza. È un corso di formazione che dura un anno, che prevede un incontro al mese di 2 giorni, full immersion, per 11 mesi. Durante questi incontri, appunto, tratteremo gli argomenti inerenti a quello che è la sopravvivenza. La sopravvivenza è la gestione delle situazioni di crisi. Quando parlo di situazioni di crisi, ovviamente faccio riferimento alle situazioni di crisi che anche finora abbiamo dovuto affrontare. Verranno trattate queste materie e si cercherà di capire come sia opportuno affrontarle, prevenirle e sostanzialmente appunto avere un piano B per gestire questo tipo di emergenza. Stata questo tipo di attività, contattami e ti darò ulteriori dettagli. Grazie e in bocca al lupo.